Il progetto e la realizzazione di questo intervento hanno necessitato tempo e risorse economiche importanti, perché i sassi sono lenti e preziosi, vanno ascoltati, rispettati. La proprietà ha avuto l'intuizione di affidarsi ad un validissimo gruppo locale, ha voluto che fossimo in questo team, portando la nostra esperienza per il recupero degli ipogei, dei palazzi e delle corti che costituiscono il complesso di Vetera, cucendo un programma funzionale che, per la sua flessibilità, ci auguriamo possa garantire lunga vita a questi luoghi. Il progetto di restauro ha privilegiato tecniche conservative della tradizione locale, come l'impiego del grassello di calce e l'utilizzo del tufo, tutte tecniche ben conosciute dai master con i quali abbiamo avuto la fortuna e il piacere di lavorare. È stato un risultato corale, un risultato a quattro mani, che ha permesso, credo, a tutti quanti di apprendere e di imparare qualcosa di importante. L'intervento ha seguito un iter preciso: ripulire, consolidare, recuperare le matrici autentiche dei fabbricati e dei diversi ambienti. Sono state realizzate numerose e delicate opere di consolidamento statico. I restauri dei diversi apparati sono stati realizzati con estrema cura e metodo, grazie al contributo delle figure tecniche e delle maestranze coinvolte. Il progetto è un'operazione di grande portata se consideriamo le caratteristiche e le dimensioni del complesso, che si sviluppa verticalmente tra il Vione Vetera e la via Gradoni Duomo, connettendo attraverso un intricato sistema di scale e passaggi le diverse corti, i piani e le terrazze. Diversamente, laddove non erano evidenti le linee del passato, abbiamo preferito tradurre gli elementi costruttivi e funzionali con segni e materiali contemporanei, creando un fluido processo di ricomposizione delle parti che non tradisce la verità dei luoghi. La lezione di Carlo Scarpa per il Museo di Castelvecchio è nel DNA dello studio. Con la stessa logica abbiamo inteso intervenire nella progettazione degli interni. Piuttosto che cercare soluzioni forzatamente integrate, abbiamo concepito un sistema di arredi in grado di appoggiarsi ed adattarsi alle diverse geometrie dei distinti ambienti. È un progetto che nelle fasi conclusive potrà restituire a Matera un importante brano della sua identità. Spazi aperti ai cittadini e agli ospiti internazionali che qui possono coltivare vere esperienze di autentica relazione umana, immersi in uno scenario sospeso nel tempo, ma che fa i conti con la realtà e con il futuro delle città, perché al di là del metaverso e delle piattaforme garantite dai diversi social media, lo spazio reale è ancora capace di rigenerare il nostro istinto umano. Il focus dell'intervento è stata la ricerca di una narrazione coerente dei luoghi, capaci di fondere l'autenticità del sito, le sue premesse storico-architettoniche, con le nuove prospettate funzioni di accoglienza. La strategia progettuale per combinare la trama dell'esistente al nuovo programma d'uso è stata il ricorso alla semplificazione, un uso ridotto di segni e materiali per consentire una lettura chiara delle sovrapposizioni, degli innesti, delle cuciture operate sulle preesistenze. Il programma funzionale prevede la realizzazione di 23 camere, tutte diverse fra loro, insieme a una serie di spazi comuni, lo spazio di accoglienza, una lounge room, un ristorante, una spa, uno spettacolare spazio ipogeo antico esterno, che abbiamo recuperato per ospitare eventi speciali. Alcuni balconi e terrazze, tra cui la più importante, è riprotetta dalle murature che sostiene il percorso verso il Duomo. Infine, il nostro vicinato, la Corte Materana per Antonomasia, baricentro della vita degli abitanti dei Sassi.
è l'ospitalità la matrice costitutiva di questo progetto, un progetto fortemente voluto per riscattare anche questa area degradata del Sasso Barisano, che ha la necessità di ricostruire integralmente il suo tessuto per fornire ai Sassi di Matera, ma soprattutto alla collettività, un'occasione per trovare qui l'opportunità di incontrare persone, di avere relazione e di creare così un nuovo tessuto nel passato, una visione per il futuro. Siamo grati a Matera, siamo grati alla proprietà e al team dei tecnici che ci ha ospitato in questa magnifica, meravigliosa opportunità di progettare a Matera il recupero, il rinnovamento, la rinascita di un pezzo della sua cultura, della cultura dei Sassi, della storia dei Sassi. La tradizione millenaria scavata nella roccia, come l'acqua che passa e lascia il solco, noi ci auguriamo di aver operato per restituire alla città, secondo quella che è la visione della proprietà, un elemento puro, cristallino, che possa diventare nuovo valore per la comunità, per l'economia e per tutti coloro che qui in questa terra vorranno essere ospitati.